Conad, oltre al prezzo, vi garantiamo sempre la qualità che non teme confronti per la tua spesa. Dai prodotti freschi a quelli per la cura della casa e della persona. Nella nostra linea bagno Conad Essenzie, la delicatezza è di famiglia. Ogni giorno vi offriamo centinaia di prodotti indispensabili a prezzi bassi e fissi, come il nostro bagno doccia rilassante Conad Essenzie con estratti naturali. La migliore qualità a 1,70€. Bassi e fissi, qualità e convenienza che non temono confronti. Il 6 dicembre 2021 entrano in vigore le nuove regole per contenere il contagio in vista soprattutto delle vacanze di Natale. Una delle novità principali riguarda il trasporto pubblico locale. Da oggi si sale sugli autobus solamente con il Green Pass, basta quello normale, chiamiamolo così, quello da tampone, non serve il super, ma a quanto ci dicono per il momento i controlli non sono così serrati come dovrebbero essere. Il personale RT non è autorizzato a effettuare controlli sul Green Pass e dovrebbero salire gli agenti della Polizia Municipale, ma a quanto ci è stato riferito almeno per le prime ore di questa mattina così non è stato, non ci sono stati controlli, quindi al momento non si sa se chi sale sugli autobus ha o meno il Green Pass. Dovrebbe averlo ed è soggetto ai controlli da parte degli agenti della Municipale, che però a quanto non stanno per il momento effettuando servizi sul trasporto pubblico locale. Novità anche per i treni, anche sui regionali da oggi si sale con il Green Pass, non soltanto per i treni a lunga percorrenza. Controlli anche nei bar e nei locali, al momento girando per Sanremo non se ne vedono di particolari. C'è stato segnalato l'intervento dei carabinieri in alcuni bar, evidentemente chiamati per controllare qualche documento, ma non si segnalano situazioni particolarmente tese per il momento. Anche alla stazione ferroviaria, come all'autostazione degli autobus, non abbiamo visto controlli. Ci sono i cartelli per terra, ci sono le voci registrate che ricordano il rispetto delle norme anti-Covid, ma non ci sono controlli sul Green Pass, nonostante sia annunciato all'arrivo di ogni treno l'obbligo di averlo, l'obbligo di possederlo per poter viaggiare anche sui treni regionali. Non ci sono controlli e tra l'altro ci permettiamo di aggiungere, non ci sono controlli neanche per quanto riguarda le mascherine, perché abbiamo visto tanti viaggiatori sprovvisti e almeno fino a quando c'eravamo noi nessuno ha controllato oppure ha detto loro di alzarla sul viso o di indossarla, alcuni erano proprio del tutto sprovvisti, quindi anche sui treni mancano i controlli nonostante da oggi sia in vigore il Green Pass.